Buonasera a tutti quanti ragazzi, rieccoci ancora al canale Gameplays 1973. Un saluto dal vostro amico Salvo, che sta continuando la sua partita di Fallout New Vegas. Ok, la nostra missione è di Digital Novak. Trova. Ok, dobbiamo parlare un po' con la gente. Dobbiamo parlare. Mi ricordo che qua c'è un simpaticone che dobbiamo aiutare. No, non è lui. Dovrebbe essere nella bocca del dinosauro o è nella sua stanza. Per continuare la missione principale, perché sempre nella stessa bocca del dinosauro. In un'altra ora c'è un altro tizio, che è lui. Noi dobbiamo parlare con lui. Ecco. Cosa succede, amico? Ecco. Chi sei? Perfetto. Sono Manny, sono qui a occuparmi della sicurezza. Se vedi la canna di un fucile che esce dalla bocca del dinosauro, 50% che sono io, altrimenti è Boone. Esatto, perché boom è quell'altro, però quell'altra sarebbe una missione secondaria che faremo molto ma molto dopo. Io per adesso continuo nella missione principale. Allora, da cosa proteggi la tua città? Chi più ne ha più ne metta. Qualsiasi cosa nell'arco di un chilometro che abbia l'aria di portar guai. Ultimamente sono arrivati dei ghoul dalla strada per Repcon, verso ovest. Un bel po' negli ultimi 2 giorni. La grossa minaccia è la legione che arriva da est. Se decide di attaccare in massa, ci riduce in poltiglia, ma finora siamo stati fortunati. Perfetto. Cerco un uomo con una giacca a scacchi. Noi questa domanda gli dobbiamo fare. Certo, lo conosco. Cosa vuoi da lui? Ho un conto in sospeso. Non mi sorprende, il tipo sembrava disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere quel che vuole. Forse si fa un sacco di nemici. Beh, senti, posso certamente aiutarti a trovarlo, ma ho anch'io i miei problemi. Forse possiamo fare uno scambio. A te serve il mio aiuto e anch'io ho bisogno di qualcosa. Esatto. Quindi la cosa è qua, è uno scambio reciproco. Allora, cosa ti serve? Novak, ora è la mia città e voglio che lo resti per sempre. Mi piace questo posto e ho già cambiato troppe case. Ma l'unica risorsa che abbiamo qui è la robaccia. Senza quella la gente non avrebbe niente da commerciare. Dovremmo andarcene tutti. La maggior parte è sulla strada del vecchio sito dei test di razzi. Un giorno un gruppo di ghoul ne ha preso possesso. Ora non possiamo andarci. Ok, quindi già avete capito, noi dobbiamo andare là a fare il culo ai ghoul. Perché non te ne occupi tu? Lo farei, ma devo tenere d'occhio la strada. La legione di Caesar sta prendendo i territori immediatamente a est di qui. Hanno preso Nelson. Se abbassiamo la guardia, potrebbero attaccare. Tutto quel che serve alla legione è trovare un punto debole. Allora, che cosa c'è da fare ora? Beh, devono andarsene, altrimenti questa sarà presto una città fantasma. A me non importa quello che fai, a me basta che i ghoul non siano più là. Ok, vedo cosa posso fare. Vorrebbe Esci. dire molto per me. E noi ci becchiamo la missione. Eccola qua. Vola con me. Mi ripeti cosa devo fare? Ok, ciao. Arrivederci. Dirigiti alla struttura di Repcom. Abbiamo la missione attivata, che l'attiviamo ora. E ci andiamo a fare questa bella missione. Sempre quella principale, ragazzi. Noi missione secondaria. Non ne famo. Quelle se faranno, ce le facciamo privatamente. Per adesso sto seguendo la storia del Pit Boy. Tanto per rinfrescare un po' la memoria, che ripeto, non me lo ricordo poi tanto bene, anche se ogni tanto qualche flashback. Lui è una missione secondaria, lo accenno minimamente, c'è una missione che dobbiamo fare. Perché lui si vuole vendicare perché gli hanno ammazzato la moglie e lui cerca vendetta, ma poi lo faremo molto ma molto più avanti, vi farò vedere come si fa. È una missione abbastanza difficile. Ah, qua c'è un venditore. Buongiorno. Fermati. Ehi tu! Ehi tu! Ah, non sei tu, tu sei. Ehi là! Allora, vorrei vedere la tua C'è. mercanzia. Allora.
Vediamo se c'ho qualche altra cosuzza da vendermi. Mi levo questa che fa cacare. No, munizioni no, cavolo di. Tre pacchetti di sigarette. Quella fresca, piatto verde. Pistola laser fiammante, me la tengo. Questa la leviamo. Sigarette, siringa vuota. Ok, quando mi comprerò qualche cosa mi devo ricordare che ho il vestito da commerciante, mi raccomando, che possiamo risparmiare un bel po' di tappeti. Ok, la mia missione è andare a fare culo ai ghoul. Ed è da questa parte, vediamo. No, di là, scusate, non l'avevo visto. Sì. Da quella parte dove c'è quell'antenna là in fondo, sì, ora mi ricordo. Allora, vai, una rivista. L'unica cosa che non mi piace di Fallout 3 è il discorso delle riviste, che durano pochi minuti e perdi il loro effetto, quindi devi avanzare tu piano piano di livello. È l'unica cosa che onestamente non mi piace, per il resto il gioco mi piace. Però un attimo ragazzi, che mi metto le armi, fatemi un po' guardare come siamo combinati. Allora, granate. Allora, mi metto la pistola sudata, me la metto giù. Diciamo che le munizioni per la pistoletta si trovano facilmente, ma la cosa più importante. Che cavolo? Ah, grande. Dicevo che la pistola, quella usurata che io ho, le munizioni si trovano più facilmente, però ce le dobbiamo sempre risparmiare le munizioni qua in Fallout New Las Vegas. Vai. C'è una mira di merda. Siamo passate la reazione. Pacchetto sigarette. Loro dovevano averci invece. Vieni qua, Ed, parliamo un minutino. Allora, attacco elettrico. Allora, trasporta. Naviga. Interagisci, parla con. Aspetta qui, usa steampunk. Sii aggressivo. Allora,
Sii passivo, no, sii aggressivo. Usa a distanza. Vediamo un po' com'è. Però stavolta mi metto la pistoletta e non rischio. Sei meno matto, ora vediamo se posso riposare. Mi pare che più avanti ci sia un letto, se non mi ricordo male. Sì, là c'è un letto, mi ricordo. Sì, ne sono sicuro, lì c'è un letto, vediamo. Sì, ricordavo bene. Allora, c'è la microfusione, qua c'è la microfusione a go-go. Qua, facile. Io devo essere allergico alle cose facili, devo essere allergico. Sono tratto per le cose difficili io. Granate a frammentazione, le accetto volentieri. Allora, mine a frammentazione, ok. Rottami, ok. Tappi. Ok, ci siamo acchiappati tutti i tappi, là c'è una cassetta, riusciamo a prenderla? No, non mi interessa, gnomo, via gnomo, vai, via con gnomo, vaffanculo gnomo, cazzo me ne faccio con gnomo, che mi porta una palla. Ok, qua vai con la nanna. Perfetto, ci siamo ripresi. Rottami, rottami. Poi il barattolo lo vengo a prendere. Oh, vai. Ok, andiamo a Enza. E qui la missione non è poi tanto facile, perché qua dobbiamo fare una serie di missioni. Già, ci sono 3, 4 ghoul, 5, 6 ghoul mi segna, cazzo. Ok. Ok, noi dobbiamo entrare là dentro. Ma mi conviene mettermi il fucile.
capito, Ed, ma perché non spari? Sii aggressivo, cazzo! Sii letale! Non ho capito perché non spara. Andare dove c'è quella porta, sì, me la ricordo. Mi pare che c'è uno stronzo che ci parla dal citofono, se non mi ricordo male, o forse sbaglio io, ma non mi ricordo. Non sono sicuro al 100%. Vediamo se è vero. Ehi! Ecco, là giusto, mi ricordavo. Vai nella sala grande a est dell'edificio e prendi la scala di metallo per salire. Ma sbrigati! Chi sei? Chi sono io non ha importanza, pelle liscia. Basta perdere tempo e vieni su. Ok, ok. Speriamo che tu lo fa. Ma vaffanculo. Allora. Allora, questo non mi interessa, è troppo pesante. C'è la microfusione. Esaurita, tanto non pesa niente, il fucile me l'acchiappo, il fucile, fatto fuori, bravo Ed. Niente, proprio quelle cose facili. Però io qua a questo posto me lo voglio esplorare, perché mi ricordo che c'è tanta bella robetta qua. Sì. Mi ricordo che c'è tanta bella roba. Quindi io non lo esploro. Grande! Piccolo ma è cattivo. E vai, colpo letale. Nuove beta petti. Oh guarda. 8 petappi. Qua c'è un ghoul, cella, il fucile me l'acchiappo per un semplice motivo che ora lo fondo, eccolo là, fucile laser, perfetto, e ce lo mettiamo, ecco qua, e lo utilizziamo. Qua c'è tanta bella robetta. Questo non mi interessa perché, come ho detto, il coltello atomico mi interessa. Questo non me li prendo visto che non sto giocando con quella modalità, quella che devi bere, mangiare, riposare. Quindi cibo non me ne prendo. Non abbiamo bisogno manco di bere. Ma ci esploreremo bene bene questo posto, perché mi ricordo che c'è
tanta bella roba c'è. Allora, aspetta, qua c'è un bello acqua sporca. Singapore non mi interessa. Oh, allora qua continua? Continuava? Sì, continuava. No, lui non l'avevo visto. Sì, fucile a plasma, la chiappo. Il peso, ci siamo quasi, ancora posso portare parecchia roba. Niente, quella che è, c'è la microfusione, c'è la microfusione, c'è la microfusione, munizioni me la chiappo, cazzo ed è facile. Allucinante! Mica c'è scritto serratura facile! Alla faccia del facile! Ok, set boy! Oh, guarda una bella magnum, vai! Una fighissima magnum! Allora, vediamo un po'. No, noi dobbiamo andare da questa parte. Che hai visto? Dai, non mi fare girare la cazzo di cane. Allora, noi dobbiamo andare da qua. Addio. Detto è piccolo ma è cattivo. Allora, da questa parte dovrebbe essere, come sempre diamo una guardata, c'è la cassavaria. Oh, 5 bei tappeti. Sì, pacco di sigarette, di niente, hai visto? Cucina pubblica. No, oh, vabbè, non mi interessa. Vabbè, non mettete pausa e ve lo leggete. Vai, Ed, massacro. Grande Ed. Detto, con Ed è tutta un'altra cosa, tutta un'altra storia. Allora, qua... Ma noi non dobbiamo andare di qua. No, non dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare dritto.
c'è una mazza. Pacco di sigaretta. Molto facile. Che man mano che era molto facile. Che incredibile, oh. Ok, qua che è? Denaro per bellico. Oh, qua c'è una cassaforte, forse si apre a chiappa. A chiappa sigarette. Grazie. Ci vuole papera? No, ci vuole scasso 50, cazzo. Poi vedremo cosa c'è. Non ce l'ho scasso 50 momentaneamente. No, non è da questa parte. Come andare giù? Ok. Sì, di qua. Figato. Cazzo. Ti ha ammazzato quello di giù, ha ammazzato Ed, oh. Incredibile. E vai, siamo passati di livello, vai. Allora, vediamo un po', scasso, scasso, dobbiamo portare scasso a... ...40... ...medicina... tappi e due con i container. Questa serve perché io ho bisogno di tappi. Potrebbe servirmi. Carne cifrina, il personaggio esploro, spero non di quella bottiglia rossa diventa inoltre causa 500 più di danni con tutte le armi. Mi metto esperto, meglio mettersi esperto. Allora di qua e dall'altra parte di qua. Qua ci sono tanti bei gol, molti canne di tavolo, porcina. Per i tappetti, no, quello è il martello, no, noi dobbiamo andare sopra, quindi la strada è quella di là, poi questo posto ce lo gireremo bene, sì, la strada è questa di qua, sì. C'è la microfusione, fucile a plasma, la chiappo, così praticamente ce l'ho. Fiammante, quasi. Sì, qua è. Eccolo qua, mi aveva detto. Bene, pelle liscia, ti faccio entrare, ma stai attento.
Ti tengo d'occhio. Fammi entrare, fottuto ghoul. Diavolo, ma sei davvero brutto. Ma prendi sopra e parla con Jason prima che mi venga da vomitare a guardarti. Ehi, ma non sei un ghoul, appunto, quello che ho detto io. I tuoi giochetti non funzioneranno con me, pelle liscia. E non funzioneranno neppure con Jason. Questo è ritardato, eh. Pelle liscia, la tua pelle mi sembra più liscia della mia. Smettila di farmi perdere tempo, pelle liscia. Vai a rompere le palle a Jason. In che cazzo? Fino, amico. No, qua non possiamo rubare, sennò ci spaccano il culo. Allora, lui dovrebbe andare da Jason, penso, suppongo. Jason, questo Jason si chiama. Salve, Girovago. Ti prego di scusare l'umiltà di questo luogo. La nostra vera casa ci attende nel Far Beyond. Sei qui per aiutarci a portare a termine il grande viaggio. Sono qui perché un ghoul feroce ci stanno girando per Novak. E li hanno abbattuti come bestie, vero? Quei ghoul erano membri del mio gregge, anche se la follia li aveva consumati dentro. Non li lasciavamo mai andare in giro da soli. Li tenevamo al sicuro al primo piano. Li tenevamo sotto controllo. I demoni devono averli liberati in qualche modo. E ora sono perduti per sempre. Non otterranno mai la salvezza e lo splendore taumaturgico del Far Beyond. Ti prego, Girovago, ricorda che ogni ghoul feroce risparmiato è un ghoul che potremmo salvare in futuro. Quando la via sarà libera, i nostri feroci fratelli e sorelle ci accompagneranno nel grande viaggio, se non saranno morti tutti. Dimmi più di questi demoni. I demoni comparvero dal nulla. Anche se per la precisione dovrei dire che non sono mai davvero comparsi. I demoni sono invisibili. Quando sono presenti al massimo si vede un luccichio nell'aria, come se fossero i raggi del sole o goccioline d'acqua. Ci attaccarono un mattino mentre andavamo alla funzione. Eravamo appena entrati nello scantinato. Il mio gregge si batté con coraggio e ne uccise qualcuno. Ma a che prezzo? Fummo quasi dimezzati tra morti e dispersi. Noi superstiti ci rifugiammo quassù. Uno dei demoni si infuriò con noi, ma non cercarono più di attaccarci. Tuttavia la loro presenza demoniaca ha bloccato tutti i progressi verso il grande viaggio. Interessante. Ma ora sei arrivato tu. Il creatore ha di nuovo inviato un umano per aiutarci a superare un ostacolo apparentemente insormontabile. Hai detto che uno dei demoni ti ha insultato. Sì, all'intercom. Minacce di morte se usciamo. Garanzie di sicurezza se stiamo rintanati. Andò avanti per ore. E non sempre aveva senso. Ma fu solo il primo giorno. Dopo ci fu solo silenzio. Caccerai i demoni, Girovago. Allora, mi occuperò dei demoni per te, ok. Sia lodato il creatore. Che tu sia benedetto, Girovago. Benedetti tutti noi. Appena i sotterranei saranno liberi dai demoni, possiamo riprendere i preparativi per il grande viaggio. Ok, questa è una missione principale. Sbarazzati del Night In, dello scantinato. Ok. In teoria qua non posso rubare niente. Non posso rubare niente in teoria, ok. Sbarazzati dei Nightwing. Se non mi ricordo male, sono super mutanti che usano lo State Boy. Usano. Se non mi ricordo male. Ecco di qua l'ingresso, sì, me lo ricordavo. Impossibile spezzare il giochetto. Da dove cavolo ci vado ora? Forse è giù a pian terreno.
deve essere un modo. No, di qua è d'uscita. No. Ci deve essere. Ripeto, qua non posso scraffinare niente, manco posso sbloccare gli armadi. Ciao! Porca, ciao! Mi ha mai fatto paura! Posso qua, eh! No! O qua! Sì, qua dovrebbe essere! Vediamo se sono i sotterranei. Sì, i sotterranei sono, la scritta. Sì. Ok, vediamo un po' qua come la situazione. Stammi vicino, Ed. No, non sono i sotterranei questi. No. Non sono i sotterranei questi. Non sono questi i sotterranei, quindi devo capire dove cavolo se ci va. Però là c'è un'altra porta, fammi vedere se riesco a trovarlo. Cavolo di girare la porta, no, quella è l'uscita, quindi è quella la porta, è questa, impossibile spostare, sembra una chiave per aprire, quindi questa è una novità di Jason. La strada è libera. No, non mi sono occupato di termine ancora. Quindi chi cavolo è che mi dà la chiave? Qua non posso rubare niente. Ci provo se riesco a trovarli sotto da nemico, ma io sono sicuro che sono quelli là, sono. La missione è attivata, vero? Vediamo, dove stai? Posso creare. Però qua. Ah, perché non mi dà la porta? Maledizione. Sia quella la strada, ma sia giù. La trovo difficile come idea, però può anche darsi che sia giù.
Ricordi male io. Questo l'ho perquisito. Andiamo di qua, vediamo se è qua. Sì, di qua, non ricordo ora, sì. Sì, sotterraneo. Allora, appena entro, salvo la partita e riprendo dopo, che già questa è venuta pure questa bella lunghetta. Ok. Vediamo se è vero. Sì, credo che sia nel sotterraneo. Sì, ho letto. Perfetto, ok ragazzi. Allora, ci salutiamo. Sempre nel canale Gameplays 1973. Un saluto dal vostro amico Salvo. E ci vediamo alla prossima videoguida di Fallout New Las Vegas. Alla prossima. Ciao a tutti.